E sono ben 80 gli anni che ieri hanno festeggiato gli alpini di Gromo. Vediamo il servizio. Oggi a Gromo si è festeggiato l'80° anniversario della sezione Alpini di Gromo, è stata una bellissima manifestazione. Noi dobbiamo essere molto grati agli alpini per quello che fanno nel nostro territorio, per quello che fanno a livello nazionale. Sono veramente i degni portatori della nostra immagine nel mondo. Gromo deve ricordare soprattutto delle persone che hanno guidato il gruppo Alpini fino ad arrivare all'80° anniversario. Uno per tutti, il famoso Gige Bonetti Luigi, che ha guidato veramente la sezione di Gromo per 42 anni. Però oltre a lui oggi ho visto sul palco insieme a me altre due persone di riferimento. Uno era il Modesto di Colarete, che era sempre presente alle manifestazioni dei combattenti e reduci, e l'altro era Loprandi, ex sindaco di Gromo, che ci teneva tantissimo a queste manifestazioni. E è venuto a mancare pochi mesi fa e sicuramente sul palco con noi c'era anche lui quest'oggi. È stata una bellissima manifestazione, noi dobbiamo essere, ripeto, grati agli alpini di Gromo. Come amministrazione abbiamo pensato di donare loro un terreno con un fabbricato che verrà sistemato e verrà adibito nuova sede, una sede polifunzionale per loro, che possa ospitare il loro gruppo e che possa accogliere anche tutti i gruppi degli alpini sparsi nella Lombardia. Anche oggi 80 anni di un gruppo alpino in Valle Seriana, il gruppo di Gromo, meritava di essere presenti come sezione perché è uno dei gruppi più numerosi e anche più impegnati, come tutti d'altronde, non c'è nessuno che non meriti. La dimostrazione che questo gruppo ha delle buone prospettive è data dal fatto che gli alpini presenti erano numerosi e che le loro prossime attività saranno presumibilmente, così dicevano, la realizzazione di una nuova sede. Questo ci conforta perché, come è stato detto in diverse occasioni, la presenza degli alpini nel tessuto del paese, nel tessuto della collettività, porta sicuramente a far maturare opinioni anche nei giovani, che vediamo esserci sempre vicini anche non avendo potuto fare l'alpino. Questo è un buon auspicio per il nostro futuro. L'esercito sicuramente, in particolare gli alpini, durante queste manifestazioni è doveroso per noi essere presenti, è doveroso perché lo spirito che c'è qua è lo spirito che ci ha sempre spinti a fare il nostro servizio sia in Italia sia soprattutto all'estero in questo momento. Questo è uno sprone per tutti i militari in divisa, in armi, e quindi io auguro a Gromo, all'80° della sua fondazione, di proseguire per altrettanti anni.